A te, Ciandro. Grazie, Mary. Ribadisco il parziale dell'Olimpico. La Roma è andata a riposo in vantaggio sul terreno per 2-0 dopo la trasformazione di un rigore battuto da Pruzzo e originato da un fallo in aria su Conti e un raddoppio veramente favoloso di Falcao. Per la Roma la consacrazione come campione d'Italia ha avuto anche la benedizione di un sole sfavillante. La giornata, tipicamente estiva, è limpida e trasparente come la conquista del secondo titolo da parte di una Roma che anche in questo ultimo impegno di campionato ha confermato di disporre di un eccezionale repertorio tecnico. Ma vediamo la cronaca. Dopo un'opportunità per Dossena, che il capitano Granata vanificava con un tiro centrale che Tancredi fermava in presa, la Roma al quinto cercava Terraneo con un secco diagonale da sinistra di Conti di poco a lato. Al settimo Tancredi alzava in angolo un colpo di testa di Beruato e all'undicesimo doveva uscire sui piedi di Selvaggi ben servito da Torrisi, mentre subito dopo un gran sinistro al volo di Iorio si perdeva al lato di poco. Al quattordicesimo Torrisi veniva fermato in fuorigioco dopo essere stato lanciato da un'intesa Borghi Selvaggi e altrettanto capitava un minuto dopo a Conti servito da Iorio, che poi al sedicesimo forniva a Falcao in piena area una palla gol che il brasiliano non sfruttava adeguatamente a causa di un controllo imperfetto. Al diciottesimo era bravo Tancredi a sventare in tuffo in due tempi un bel tiro di esterno destro di Dossena. Al ventiduesimo la Roma era in gol. Conti entrava in area dalla sinistra e ingannava Corradini con una finta preziosa e rara. Dava cioè slancio alla gamba sinistra fintando il cross per poi invece coprire la palla con il piede spostandola sulla sinistra piuttosto giusto i centimetri necessari per procurarsi lo spazio per il tiro e a questo punto il suo avversario lo atterrava. Il rigore veniva trasformato freddamente da Pruzzo con un raso terra di destro che si insaccava alla sinistra di Terraneo che poi era bravo a opporsi prima a un colpo di testa e successivamente a un sinistro tagliato di Conti. Al 29esimo applaudita uscita di piede ai 16 metri di Tancredi su Torrisi lanciato in gol. Al 37esimo Schroeter Mundialistas, tutto perfetto. Conti scambiava con Falcao, preciso al millimetro il passaggio di ritorno dell'ala azzurra per il brasiliano, scattato verso i 16 metri Granata con assoluto tempismo e tanto lucido e freddo sulla disperata uscita di Terraneo da accarezzare in piena corsa la palla con l'esterno del destro, imprimendole una traiettoria diabolica che aggirava il portiere per andarsi poi a spengere nell'angolo basso a destra di Terraneo. Ancora una punizione di Bartolomei alta di poco, un tentativo di Beruato sventato senza patemi da Tancredi, un destro da fuori e al lato di Ferri e quindi il riposo. Confermo il parziale dell'Olimpico, 2-0 per la Roma sul Torino a Napoli. L'Olimpico si gioca il nono minuto della ripresa, la situazione è invariata, con la Roma sempre in vantaggio per 2-0 grazie alla rete messa a segno da Pruzzo sul rigore al 22esimo e al raddoppio di Falcao al 37esimo del primo tempo. Nella ripresa Bersellini ha provveduto ad una sostituzione richiamando in panchina Borghi e mandando in campo il numero 16 Comi. Vediamo dunque gli schieramenti. La Roma gioca con Tancredi tra i pali, Nela e Maldera difensori esterni, Di Bartolomei libero, Virkwood stopper, Falcao mediano di regia, Proasche e Ancelotti interni, Pruzzo prima punta, Conti e Iorio attaccante di fascia. Nel Torino davanti a Terraneo i difensori esterni sono Corradini e Beruato, il difensore centrale Danova, il libero Galbiati, il mediano di spinta Ferri, il tornante Torrisi, gli interni Dossena e Hernandez e le punte Comi e Selvaggi. È una giornata molto calda e quindi in questo inizio di ripresa le squadre si sono un pochino sedute per quanto ha riguardato il ritmo, ma comunque c'è stata anche qualche accelerazione di manovra. Il Torino ha fatto un tentativo piuttosto bello al volo con Torrisi alto sulla traversa di Tancredi e adesso è la Roma a manovrare la palla all'altezza della propria tre quarti con Falcao e Virkwood. Il brasiliano conduce l'azione, indirizza la palla sulla destra a beneficio di Pruzzo, stop di petto del centravanti romanista e quindi controllo con il destro e quindi con il sinistro. Ancora Pruzzo in linea per Falcao, si libera sulla destra frattanto Nela che riceve. Interviene però prima di lui Beruato, interrompe l'azione e indirizza su Comi che si è spostato in una posizione della sinistra, passaggio di ritorno verso Beruato, avanza l'ex avellinese prima di servire Selvaggi all'altezza dei 20 metri, l'ex cagliaritano tenta il tiro, viene filtrato da un intervento parzialmente valido da parte di Bartolomei che smorza comunque la traiettoria e consente un facile intervento in presa a Tancredi. Sul rinvio del portiere giallorosso va via Proasca, interviene Hernandez e palla ancora fermata però da Bianciardi che ha comandato una posizione in fuori della Roma. All'undicesimo minuto del secondo tempo all'Olimpico, Roma sempre vantaggio sul Torino per 2-0 a Napoli. Al 21esimo all'Olimpico la situazione è invariata con la Roma sempre in vantaggio sul Torino per 2-0. Di Bartolomei ha fermato un passaggio di Dossena che intendeva premiare lo scatto sulla sinistra dei Selvaggi che comunque si è fatto sorprendere in posizione di fuorigioco già segnalato dall'arbitro che ha comandato il calcio pensato per la Roma. Al 12esimo è entrato in campo per la Roma l'unico giallorosso che insieme a Maldera abbia vinto due volte il titolo italiano, cioè Franco Superchi, nato 36 anni fa dal Lumiere alle pendici dei Monti della Solfa, scudettato con la Fiorentina nel 69 e di nuovo campione a 14 anni di distanza con la Roma, tra i pali della quale si è schierato però in questo campionato solo da 9 minuti grazie ad una decisione moralmente importantissima della panchina giallorossa, ben consapevole di quali meriti comportamentali abbia avuto questo anziano campione nel collaborare ad una impresa che al di là di ogni dubbio può essere realizzata solo se anche in panchina ci sono gli uomini giusti. E al 20esimo minuto, cioè un minuto fa,
Franco Superchi ha dimostrato di essere ancora tecnicamente validissimo, opponendosi con un volo acrobatico sulla propria sinistra ad una punizione veramente pericolosa scagliata ai 18 metri dai Granata verso il 7 alla sinistra del portiere, il quale va sventata in angolo. In attacco comunque adesso ancora il Torino con Torrisi, scambia con Hernandez, palla all'indietro verso Ferri, servito poi Dossena, siamo ai 30 metri giallorossi, pallonetto di sinistra verso Ferri, entrata in area, tiro ravvicinato e in diagonale del mediano di spinta di Bersolini che si perde a lato. Siamo giunti al 22esimo all'Olimpico, Roma sempre in vantaggio per 2-0 sul Torino, vi ricordiamo i marcatori, tutti e due nel primo tempo, al 22esimo Prusso sul rigore, al 37esimo Falcao, a te Napoli. Vai Sandro. D'accordo Roberto, mancano 12 minuti alla conclusione all'Olimpico, Roma sempre in vantaggio per 2-0, grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Prusso e Falcao, il primo ha trasformato un rigore, il secondo è andato in gol sul passaggio di Conti. La Roma sta celebrando come meglio non potrebbe questo suo secondo titolo e nel frattempo cerca di premiare gli uomini della panchina in questa ultima occasione di campionato che il calendario le propone. Giovannelli con il numero 15 è entrato al posto di Iorio qualche minuto fa, esattamente al 32esimo, mentre vi abbiamo già segnalato come Tancredi sia stato rilevato da Superchi all'altezza del 12esimo minuto della ripresa. Proprio Giovannelli a toccare il suo primo pallone, lo appoggia su Falcao, viene preceduto il brasiliano da un intervento però a gamba tesa da parte di un avversario, interviene Bianciardi e comanda la punizione in favore della Roma. Al termine degli sviluppi di questo calcio piazzato per i neocampioni passeremo la linea a Napoli e Falcao a indirizzare sulla destra dove attende Maldera, anzi Ancelotti, scambio di questi con Giovannelli, Giovannelli tratta la palla con l'interno dal destro prima di indirizzare in linea ancora su Falcao, indietro di Bartolomei, il capitano ha qualche difficoltà di controllo, poi appoggia ancora in linea per Virgud, siamo in piena melina accompagnata dagli olè festosi degli spalti dell'Olimpico e pensiamo che tecnicamente la partita non abbia più granché da dire. Siamo giunti a 10 minuti dalla conclusione, la Roma è sempre in vantaggio sul Torino per 2-0 a te Napoli e stanno difendendo il loro risultato. Scusa, forse attaccando anche. Scusa Enrico, intervengo dall'Olimpico. Attenzione, scusate Olimpico, attenzione, Catania si inserisce, il Catania è passato in vantaggio con un colpo di testa di Barozzi sugli sviluppi di un'azione manovrata, 2-1 dunque per il Catania sul Bologna esattamente al 37esimo minuto della ripresa, la linea a Ciotti. Ecco, volevo segnalare che al 38esimo, cioè 30 secondi fa, il Torino ha accorciato le distanze con Hernandez, è intervenuto su un cross da sinistra non trattenuto da Superchi e quindi l'Argentino ha potuto collocare a rete senza particolari problemi. A 6 minuti dalla conclusione quindi all'Olimpico la situazione è adesso la seguente, Roma 2, Torino 1, a te Enrico. Bene Sandro, alle spalle del portiere. Scusa Enrico, intervengo ancora dall'Olimpico, la Roma con un grandissimo gol di Bruno Conti, un diagonale perfetto da sinistra a destra che si è collocato nell'angolo opposto a quello di tiro, ha riportato a 2 le lunghezze di vantaggio sul Torino, pertanto a 2 minuti dalla conclusione Roma 3 Torino 1 a terra linea. Bene Sandro, gran finale come sentite gentili ascoltatori, di gol da una parte e dall'altra, qualche giocatore già a torso nudo, la rimessa in gioco da parte della formazione ascolana. Ti interrompo per l'ultima volta dall'Olimpico, la partita è finita, Roma batte Torino 3 a 1 a te Enrico. La cronaca, Sandro Ciotti. Ti ricordo ancora il finale dall'Olimpico. Evidentemente il clima di euforia ha preso un pochino tutti. La Roma ha superato il Torino per 3-1, questa è la successione delle reti. Nel primo tempo al 22esimo Prusso sul rigore e al 37esimo Falcao. Nella ripresa al 38esimo Hernandez e al 43esimo Conti. La squadra sta facendo il giro d'onore davanti a un pubblico entusiasta, vibrante d'amore ma assolutamente composto. Non c'è stato il minimo tentativo di invasione ancorché pacifica del campo. La squadra può sfilare dopo che è entrato sul terreno di gioco, anzi sull'anello dell'Atletica, un enorme tricolore, può sfilare sotto la tribuna della curva sud in assoluta tranquillità. La Roma ha celebrato come meglio non avrebbe potuto la conquista del secondo titolo, con lo stesso successo interno col quale 41 anni fa Mazzetti e compagni, liquidando per 2-0 il Modena, approdarono al Flaminio al primo scudetto. La partita non è stata aspra ma nemmeno accademica per la buona disponibilità e l'impegno di entrambe le formazioni, anche se il Torino ha confermato le sue difficoltà offensive che non sempre la regia di Dossena riesce a riscattare. Pur nel contesto di una gara agonisticamente non accesa, la Roma davanti a un pubblico, abbiamo detto, vibrante di autentico amore, ha confermato di essere titolare di un repertorio tecnico di eccezionale livello, come hanno testimoniato i 3 gol. Il primo ottenuto sul rigore da Prusso dopo che una finta magistrale di Conti aveva costretto la difesa granata ad atterrare l'ala azzurra, il secondo firmato da Falcao dopo un elegantissimo scambio con lo stesso Conti e che Falcao concludeva con un tocco diabolico di esterno destro che batteva terraneo, e il terzo infine ottenuto da Conti con un diagonale secco di sinistro che ha mandato la palla a infrangersi nei pressi del palo opposto all'angolo di tiro. Il Torino è andato in gol con Hernandez su un cross da sinistra non trattenuto da Superchi,
che dopo aver compiuto tutta una serie di ottimi interventi e dopo aver sostituito Tancredi al 12° della ripresa è stato battuto appunto dall'argentino. Vi ricordiamo le sostituzioni: Comi per Borghi al 1° minuto della ripresa, Superchi per Tancredi, come già detto, al 12°, Giovannelli per Iorio al 32°, Copparoni per Terraneo al 35°, arbitrato a Bianciardi davanti a 100.000 spettatori. La Roma ha celebrato, ripetiamo, nel modo migliore la conquista del secondo titolo italiano della sua storia. Il finale, lo ribadiamo ancora una volta, Roma batte Torino 3-1 a Napoli.